Mattia nasce quando aveva 4 anni e la prima cosa che ha chiesto erano i pentolini per cominciare a cucinare. Nel 2001 sono approdato a Badia Passignano, dove l'osteria di Passignano mi ha accolto, e con lei sono cresciuto, creando il più possibile l'identità di quel locale, di quel luogo, fino a che nel 2013 mi sono spostato qui alle Cantine Antinori e dopo 20 anni di cucina, che mi ha portato ad avere la grande soddisfazione della stella nel 2007 all'Osteria di Passignano, che in realtà è condivisa con uno staff. Io sono profondamente convinto che i progetti di successo sono l'insieme di tante persone. Da lì si sono poi aggiunti tante passioni, le scuole di cucina, l'amore per l'olio, tante cose che fanno parte di me oggi. L'olio mi è piombato addosso quando avevo 17 anni, grazie alla mia compagna di classe, che si chiama Marta, più che altro suo papà, un papà visionario, un papà che è come aver avuto l'onore di incontrare Leonardo da Vinci, che è Marco Mugelli. L'olio mi sono reso conto che era un mondo nuovo, bello, affascinante, potente, chiaro, quindi che non aveva bisogno di mezze misure, cioè un olio fruttato e delicato e chiaramente mandorlato come un olio caratteriale molto piccante, c'ha cioè questo pepe nero, questo carciofo, cioè, te lo schiaffa in faccia, insomma non è che va per mezze misure. Da lì è entrato nella mia vita, cucina, gusto. Badia oggigiorno non lavora con meno di 7, 8, anche 10 tipologie di olio differenti. Fa la differenza specialmente usato male. L'olio rancido, un olio difettoso. Mi arrabbio terribilmente quando mi presentano, per esempio, quell'oliere nei ristoranti con quest'olio puzzolente. Sarà per noi un domani molto importante perché il futuro del cibo è di essere poco, è molto intenso, quindi porzioni piccolissime, perché? Perché non consumiamo più niente. L'olio che ruolo gioca in questo? Se in bocca io ho un grasso come l'olio che porta informazioni positive, ha la capacità di alzare il volume, cioè di sentire meglio quello che sto mangiando, anzi di renderlo ancora più accattivante. I piatti sono per me non più cibo, devono essere mezzi di trasmissione di un pensiero, perché la cucina di intrattenimento, che è la cucina gourmet, non può bastare il fatto che sia buono, deve avere dentro di sé un significato. L'esempio più forte fu sicuramente e la papa al pomodoro, che io adoro. Allora ci siamo detti, ma perché non può diventare un ingrediente di un piatto più complesso? Quindi è diventato la farcia di un raviolo. Il passaggio successivo è stato, per esempio, ripensare la ribollita in modo leggero, mantenendone i sapori. L'ultimo sicuramente è stato invece il lavoro sull'olio, per poter sdoganare il concetto di condimento, perché l'olio non è un condimento ma è un ingrediente, quindi essendo un ingrediente è una base fondamentale, è nato l'olio spalmabile, quindi un olio a consistenza extravergine eccellente. Altro prodotto che è nato è stato anche il fior d'olio, il gelato d'olio. Rinuccio 1180, che è nato qua, è il mio bambino che doveva crescere senza che io cucinassi. Perché? Perché la mia esperienza è legata a Badia Passignano o è legata dove io cucino direttamente. Qua ho un bravissimo chef e una squadra bella che lavora, che non deve essere disturbata dal mio passato. Ecco. Nel 97 a fare la prima scuola di cucina con le signore di San Casciano e ho fatto 7 anni di bambine mature con me. Mi hanno insegnato tantissimo, mi hanno insegnato più di quanto io ho insegnato a loro.
io andavo a insegnare per imparare, perché mi hanno trasmesso un bagaglio culturale di quella generazione che poi non c'è stata più dopo. Da lì poi ho cominciato a fare scuole e le ho fatte tutte, sono arrivato ad avere anche 1500 contatti l'anno di scuole. Parte dei miei ragazzi oggi fanno loro le scuole. Io continuo a fare le scuole, diciamo, particolari, quindi dove è richiesta la mia presenza perché mi conoscono, perché viene richiesto un livello diverso, mentre le scuole invernali che facciamo con il pubblico prettamente locale, io ci sono sempre perché sono un trade union, però porto con me poi professionisti. A volte le faccio io direttamente, a volte porto professionisti con me per condividere quel momento.